Ora vediamo l'altro modo di risolvere il problema, cioè il modo che utilizza la dinamica di Newton. Si analizzano le forze su ciascun oggetto del sistema, quindi sul carrello e sul pesetto. Prendiamo come verso positivo convenzionale le forze che vanno a sinistra e in basso. Quindi la forza totale sul pesetto è mg con il segno più meno t, la tensione del filo, uguale ma per la seconda legge di Newton. La forza totale sul carrello è t con il segno positivo, la tensione, meno la forza d'attrito dinamico in modulo, perché la forza d'attrito altrimenti sarebbe negativa, uguale ma, m grande a, e di nuovo la seconda equazione di Newton per il carrello. Poi sommiamo membro a membro, come sappiamo, le tensioni spariscono, rimangono soltanto le forze esterne, come se noi guardassimo il sistema dall'esterno, chiuso dentro un sacchetto nero, quindi non vediamo le parti interne, non vediamo le forze interne, cioè le tensioni della corda. Vediamo soltanto le forze esterne, che sono mg con il segno più meno la forza d'attrito con il segno meno. E vediamo il sistema intero, quindi la somma delle masse per l'accelerazione. Sappiamo che il sistema accelera con accelerazione costante, in modo rettilineo uniformemente accelerato. È così perché la forza esterna totale è una forza costante. Infatti la forza esterna totale è la differenza tra mg e la forza d'attrito, sono entrambe forze costanti e quindi è costante anche la forza totale esterna. Di conseguenza è costante l'accelerazione per la legge di Newton, quindi in modo rettilineo uniformemente accelerato. In questa equazione, che è la legge di Newton per il sistema intero, l'incognita è la forza d'attrito, in quanto dentro la forza d'attrito c'è la vera incognita nostra, che è il coefficiente d'attrito dinamico. Però purtroppo non conosciamo l'accelerazione, sappiamo che è costante ma non sappiamo quanto vale. Quindi prima dobbiamo trovare l'accelerazione, sostituirla qui, trovare di conseguenza la forza d'attrito e poi il coefficiente d'attrito dinamico. Per trovare l'accelerazione impostiamo il sistema con le due formule del modo rettilineo uniformemente accelerato, quindi la formula della velocità con partenza da fermo più, metterei meno se fosse un modo decelerato, quindi più accelerazione per il tempo di caduta. L'altra formula è invece lo spazio percorso, che è h, perché il sistema si muove di 20 cm mentre accelera, e la formula è v0t con v0 nullo più un mezzo at alla seconda. E vediamo che questo sistema ha l'incognita accelerazione, che è quella che stiamo cercando per sostituirla qua, però ha anche una seconda incognita, che è il tempo, di caduta, quindi il tempo che ci mette il sistema a percorrere questi 20 cm. Si tratta di due equazioni cosiddette accoppiate, cioè entrambe le equazioni presentano entrambe le incognite A e T, quindi va risolto per sostituzione. Ricaviamo T dalla prima equazione e sostituiamo questo T, V su A, nella seconda, cioè lo sostituiamo al posto di T alla seconda. Quindi otteniamo H uguale un mezzo, A lo ricopiamo e al posto di T alla seconda V su A alla seconda. Semplifichiamo una accelerazione e con la formula inversa troviamo quindi l'accelerazione V quadro su 2H, sostituiamo i numeri e troviamo il valore dell'accelerazione. Poi se vogliamo anche trovare il tempo di caduta, che non ci serve, andiamo a sostituire qui T uguale V su A e troviamo che il sistema impiega poco più di un secondo a muoversi di questi 20 cm. Ora che abbiamo trovato l'accelerazione del sistema, andiamo a sostituirla qua per trovare la forza d'attrito. Quindi forza totale esterna uguale la somma delle masse per l'accelerazione, e questo ci permette di calcolare la forza totale esterna, perché la somma delle masse è 400 grammi. Per l'accelerazione appena trovata, e questa è la forza totale esterna, ma la forza totale esterna abbiamo visto prima che era la forza peso del pesetto meno la forza d'attrito, quindi possiamo ricavare la forza d'attrito in modulo con la formula inversa e così troviamo 00516 newton. Qui nel calcolo mg è la forza peso del pesetto, il pesetto era da 20 grammi e quindi mg 0,196 newton, quindi abbiamo trovato la forza d'attrito in modulo.
Ma siccome la forza d'attrito è il coefficiente d'attrito per la forza normale e la forza normale è il peso del carrello, possiamo trovare finalmente il coefficiente d'attrito dinamico, facendo la formula inversa e otteniamo lo stesso risultato di prima. Il procedimento però è stato più complicato e ha richiesto anche la risoluzione di un sistema di due equazioni in due incognite da risolvere per sostituzione.